Laura Pausini, punto e a capo, dovrebbe essere più che sufficiente per illustrare il progetto di cui questa recensione si appresta a trattare. L'album è fatto sentire l'11° progetto discografico di inediti della sua carriera, ma a ben vedere anche il primo di una seconda parte del percorso che la stessa artista di Salarolo ha detto di voler aprire. La Laura Pausini che ne esce è quella di ieri e forse quella di domani. Una Laura che però inevitabilmente non si può che trovare spaccata a metà tra due mondi. Una Laura che la risposta alla propria domanda probabilmente non l'ha ancora trovata. Non a caso la tracklist parte con Non è detto, autentica ballata pop d'amore in cui l'artista nell'inciso intona, prima con delicatezza e poi con potenza, Non è detto che mi manchi sempre, le cose cambiano improvvisamente, che certi angoli di notte non avranno luce mai. Quasi volendo preannunciare una lettura diversa da quella più scontata della storia d'amore. Una ballata che pare potersi rivolgere a se stessa, a quella musica che da 25 anni accompagna Laura Pausini, esclamando a gran voce la voglia di cambiamento, o per meglio dire, la volontà di portare alla luce ciò che al buio da tempi precedenti non avrebbe potuto emergere. Ed infatti, ecco che in questo album, che invita a farsi sentire senza paure o dubbi, trovano spazio delle autentiche sorprese inaspettate, come Nuevo e Estate, che per chi conosce il repertorio dell'interprete romagnola, suonano come delle autentiche outsider. La prima, tutto in spagnolo, va a parare apertamente a inadatti territori reggaeton, estremizzando la strada aperta nell'album precedente da Innamorata, che in molti avrebbero voluto vedere già sbarrata da un avviso di strada chiusa. La seconda si candida, ahimè, per la prossima colonna sonora, Trita Maroni del cornetto Algida, trasportando il tutto nella dimensione italiana e continuando a risultare fin troppo distante dal territorio d'appartenenza legittimo di una voce e di una carriera di una donna adulta come la Laura Nazionale, fin troppo lontano dai facili motivetti confezionati a tavolino per conquistare le radio e un pubblico distante dal proprio di riferimento. D'altronde si sa, a stare troppo sotto il sole battente dell'estate si rischia un'isolazione. Molto meglio ricordarsi che in questa notte d'estate un po' di freddo ci vuole, come si canta con eleganza e misura nella sussurrata ed intima La Soluzione, in cui le firme di Massimiliano Pelana, Giulia Nania, Fabio De Martino e Stefano Paviani portano l'interprete romagnola a rinunciare alla sua grande potenza e dinamica vocale per donarsi dolcemente ad una ballata che dimostra quale davvero sia la sua comfort zone musicale, richiamando ancora una volta quella ricerca di nuovi confini. È invece in quei territori tradizionali, antichi, già ampiamente esplorati dai cercatori d'oro, ma sempre fertili, che Laura Pausini trova la propria dimensione, l'innegabile titolo di propositrice originale della forma canzone del pop all'italiana. Le gemme imperdibili dell'album, non a caso, vengono proprio dalla lunga e intensa tranche di ballate, che, oltre al singolo di lancio, prendono corpo a partire da Le Due Finestre, autentico gioiellino pop confezionato da Enrico Ligiotti e poi rivisto dalla stessa Laura e dal suo team, che si candida a poter diventare il più bel brano degli ultimi anni dell'interprete che in pieno stile nigiottiano si trova a cantare gli assonanti versi dell'inciso con profondità. Guardami, se non ti sento ascoltami, se sto in silenzio resta qui, se tutto il bene che ti ho dato ancora esiste. Scusami, se non ti ho capito aiutami, sono qui per questo abbracciami. Ed è proprio dai giovani autori in erba che con questo album trae le proprie cose migliori, a partire dalla conclusiva Il coraggio di andare, firmata da Tony Maiello, insieme alla stessa Laura, Sabatino Salvati, Marco Rettani ed Enrico Palmosi, che al proprio interno contiene lo slogan Fatti sentire, prima sussurrato e poi sottolineato a gran voce, quanto sei importante tu. Dal zoccolo duro del team autorale a cui la Pausini da più tempo si affida, invece ben poche novità e cose degne di nota arrivano, ad esclusione della bellissima e potente e pienamente pausiniana Frasi a metà, che costituisce l'unico autentico episodio all'interno del progetto in cui Edwin Roberts e Nicolò Iardi consentono all'interprete di Solarolo di mettere in campo tutta la sua vocalità su un bel tappeto sonoro costruito dall'arrangiamento ritmico che a tratti avrebbe potuto essere esasperato ulteriormente affiancando la potenza vocale. Contrariamente alla nettissima predominanza di autori italiani, Laura Pausini ha scelto per questo progetto di affidarsi anche ad un nutrito gruppo di produttori, spesso internazionali, andando a recuperare dal nostro paese soltanto il nome di Dado Paresini, già al suo fianco per i progetti come La Mia Risposta e Tra te e il mare. È forse proprio questa scelta a sgonfiare l'effetto della poco stimolante e appetitosa parte centrale della tracklist,
che risulta appiattita e lontana dalla confezione made in Italy che importanti e giovani produttori della nostra tradizione, l'Italia ricchissima di professionisti del pop come Michele Canova Iorfi, da Luca Chiaravalli, Diego Galvetti, Corrado Rustici, Celso Valli o gli stessi Takashi e Chetra, avrebbero saputo donare a chi per anni si è professata come colei che intendeva portare la canzone italiana nel mondo. È così che il pop nazional popolare di Un progetto di vita in comune e Il caso è chiuso, entrambe musicate da Daniel Vuletic, perdono la propria essenza sonora italiana e il proprio sapore mediterraneo, schiacciando il proprio potenziale sotto la programmazione di Rick Simpson. Lo stesso vale per l'evocativa Francesca Piccola Aliena, che però, oltre alla commozione per la vicenda che c'è dietro di sé, dà ben pochi brividi nella scelta di rendere il tutto giustamente delicato, ma forse fin troppo piatto. Laura ci mette la firma, oltre che la voce, in questo album, collaborando spesso anche alla scrittura dei brani, come avviene in L'ultima cosa che ti devo, tradizionale ballata prevedibile nella sua destinazione finale, e nell'internazionale No River is Wider, in cui l'effetto Adele è il chiaro riferimento, ma la voce decisamente più delicata e chiara ed una produzione inspiegabilmente italiana allontanano il tutto dall'obiettivo. Nicolò Agliardi cofirma con Laura Zona d'Ombra, che rispetto a Non è detto e Frasi a metà rappresenta il passo falso del trittico, con un ritornello che invece di lasciarsi andare all'esplosione electropop che le strofe prontamente potevano preparare, si lascia scorrere in un leggero canto melodico in inglese poco valorizzante e che solo nel finale mostra un'evoluzione interessante che però arriva troppo tardi. Fantastico, Fai quello che sei invece rappresenta l'episodio più riuscito della scrittura del buon Virginio Simonelli, firma anche di Estate e Il caso è chiuso in questo lavoro. Una buona ballata 2.0 in cui la produzione più contemporanea entra finalmente in gioco, riempiendo il vuoto lasciato da questo album sul piano delle nuove sonorità sintetiche. Dopo la scoperta di essere universalmente simili, ma con mille differenze, idee e opinioni di gusto, la voce italiana più famosa nel mondo ha raccontato a bordo di un volo stampa all'Italia di essersi sentita smarrita, insicura e fragile, a proposito della strada da prendere nella sua carriera. Fatti sentire, l'album uscito in tutto il mondo il 16 marzo è, o dovrebbe essere, la risposta a tutto ciò, il tentativo di incarnare in sé l'eterna combattente, ma anche la persona combattuta. E se l'album trae origine dalle parole, come la stessa Laura ha voluto raccontare, è nelle musiche in realtà che prende forma e si consuma la reale nuova dimensione tanto cercata. Una dimensione che viaggia su un doppio binario parallelo, quello della tradizione della grande ballata d'amore cantate con voce, fiato e cuore, senza troppa misura, e quello dell'innovazione che tenta di dare una risposta coerente ai tempi che cambiano, pur senza riuscire davvero a trovare una propria collocazione, forse anche perché non sarebbe corretto trovarla. Laura è quella dell'amore difficile, dell'acuto finale e del pop esplosivo. Il reggaeton, piuttosto che le black ballad, lasciamoli ad altri. Fatti sentire ci restituisce sicuramente una Laura Pausini, per certi versi più a fuoco di quanto l'avevamo ascoltata nei suoi ultimi lavori, ma ce la mostra ancora in cammino verso quel riottenimento dell'equilibrio non ancora conquistato definitivamente. Ci sarà da sperare che la parte 2 di 2 del progetto possa costruire un ulteriore passo in avanti, per ora work in progress. Migliori tracce, Non è detto, Frasi a metà, Le due finestre, Il coraggio di andare. Voto complessivo 7++. Come fare?